Cosa ha significato per lei, dal punto di vista personale, oltre che professionale, il coinvolgimento nel processo per l'omicidio Kärcher? Ma è, diciamo, un'occasione che ha, diciamo, incrementato molto la mia esperienza, che mi ha posto di fronte a tutta una serie di problemi, perché anche dal punto di vista giuridico, perché è un processo che, avendo avuto una grande risonanza mediatica, è stato oggetto, a parte di polemiche, di una grandissima attenzione mediatica, anche di un continuo raffronto tra gli istituti del diritto processuale italiano di tipo europeo continentale, quindi con gli istituti della common law e quindi dell'esperienza giuridica anglosassone, specialmente nella loro versione statunitense, che è un po' particolare rispetto a quella britannica. E quindi ho avuto questa continua riproposizione del confronto tra questi due sistemi, e quindi questo mi ha arricchito molto. Poi, ovviamente, essendo un processo che si è svolto sotto una grandissima pressione mediatica, questo comporta certamente anche degli aspetti positivi, ma certo anche degli aspetti negativi, perché si tende a spostare quello che è il luogo di trattazione del processo da quella che è la sua sede istituzionale, la sua sede naturale, che è l'aula di giustizia, quindi col contraddittorio delle parti interessate, a tutta una serie di realtà come i talk show televisivi, come articoli di giornale, in cui viene riportata sostanzialmente, almeno in questo caso è successo in questo modo, una posizione senza quelle garanzie di contraddittorio, di completezza dell'informazione che spesso invece avrebbe dovuto avere, insomma, e invece non ha avuto. Ecco, questo anche in programmi televisivi, non solo stranieri ma anche italiani. Qui c'è un processo anche di cui spesso ci si dimentica, che è quello a carico di Rudi Hermann Göhde, che è il concorrente nei reati che ha scelto il giudizio abbreviato, e quindi ha avuto un trattamento processuale diverso da quello degli altri due imputati, e che è un processo che si è concluso nel giro di 3 anni dal fatto alla conferma della condanna da parte della Cassazione, senza nessun colpo di scena, nemmeno nel processo a carico dei due imputati principali vi sono stati grandi colpi di scena, se non l'ultimo, perché c'è stato il colpo di scena del giudizio d'appello di Perugia, annullato poi definitivamente dalla Cassazione, ma quello è un esito che può esserci nei processi. Il giudice d'appello può rivalutare diversamente le emergenze processuali, quindi è una cosa che non costituisce sostanzialmente un colpo di scena. Il colpo di scena è stato la sentenza con cui la quinta sezione della Corte di Cassazione ha chiuso la questione, dopo che vi era stata una pronuncia della prima sezione che aveva annullato l'assoluzione perugina, aveva dettato dei principi di diritto piuttosto precisi. E questa sentenza, io aspetto di vedere la motivazione, che non è ancora uscita. Io sono
sono curioso di leggere questa motivazione, perché è una sentenza che ha inaspettata, totalmente inaspettata, dopo la sentenza della prima sezione e un processo d'appello di rinvio, un giudizio di rinvio molto rigoroso, molto preciso, quello che è stato svolto dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, vi è stata questa sentenza della Cassazione in cui io ho letto il dispositivo e devo dire sono rimasto così, francamente sconcertato, perché in questo processo, non tanto dall'annullamento senza rinvio, che peraltro è una decisione che appunto non comprendo, aspetto di leggere la motivazione, ma dal fatto che la Cassazione ha pronunciato un'assoluzione con formula dubitativa, o la formula attenuata del secondo comma dell'articolo 530, quando la Cassazione non può né assolvere né condannare, può solamente confermare, respingere o dichiarare inammissibile un ricorso, accogliere un ricorso e annullare con o senza rinvio, quando ci sono motivi che giustifichino l'annullamento senza rinvio, e non può fare altro. Ecco. E in questo caso vi è stata, non lo so se credo per la prima volta, una decisione nel merito presa da un giudice di pura legittimità, qual è la Corte di Cassazione, e questo io mi ha incuriosito, mi ha stupito, e non me l'aspettavo nella maniera più assoluta, e aspetto di leggere quelle motivazioni a sostegno di questa decisione. Penso che quello che è avvenuto in questa vicenda processuale possa interessare la opinione pubblica, e quindi ho cercato di raccogliere quanto più materiale possibile, di mettere nero su bianco, prima di tutto per me, perché ho bisogno di ricostruire quello che è avvenuto. Questa è una mia caratteristica, cerco di ricostruire una vicenda, specialmente quando è complessa come questa. Poi se viene fuori un libro vedremo, insomma. Io non ho problemi, anche perché la questione è chiusa, quindi se ne può parlare, questo, anche perché, ripeto, si tratta di fatti che riguardano tutti.